Ogni plesso un colore, in pista e sugli spalti. Quasi 400 alunni delle scuole primarie facenti capo all'Istituto Comprensivo di Ponte in Valtellina, ovvero Ponte Chiuro, Tresivio e Piateda, si sono sfidati al Centro Sportivo Comunale di Chiuro, impianto di rilevanza federale per l'atletica leggera, in Scuola in Pista, manifestazione conclusiva di un progetto che la scuola anno dopo anno sta attuando per promuovere l'educazione motoria e favorire la pratica sportiva. Sì, sì, sono tanti anni che facciamo questa manifestazione finale di Scuola in Pista, che mette insieme una giornata di sport, i bambini dei quattro comuni di Ponte, Piateda, Tresivio e Chiuro, e che grazie proprio all'aiuto del gruppo sportivo di Chiuro vivono una bellissima giornata di sport. Devo dire che la scuola deve occuparsi di più dello sport, per far fare ai ragazzi più sport e anche le famiglie, non solo la scuola, perché lo sport è salute. Noi dobbiamo crescere dei ragazzi preparati culturalmente ma anche sani, e quindi sport, salute e una sana alimentazione. Sport vuol dire anche rispetto delle regole, sport vuol dire imparare le regole, rispettare gli avversari, metterci impegno, vincere, perché vincere è bello, però partecipare direi che nello sport è forse la cosa più significativa. La manifestazione si è svolta in collaborazione con il gruppo sportivo dilettantistico di Chiuro, sul campo con i propri volontari a coordinare le diverse attività. Ma il gruppo sportivo dilettantistico di Chiuro si occupa di promuovere lo sport nella nostra zona, e quindi cerchiamo di incentivare soprattutto i ragazzi giovani, e oggi, e questo è un classico esempio, a praticare lo sport. Noi ci occupiamo soprattutto in prima persona, quindi gestione totale del gruppo sportivo di Chiuro, abbiamo una squadra di atletica, quindi giovani atleti, atletica in pista, perché gestiamo questo fantastico centro sportivo comunale e ci offre l'opportunità di fare questo.